ricordi le ultime giornate elettorali che abbiamo sempre organizzato, non siamo riusciti a farlo prima della prima tornata, però farlo forse in questa occasione è ancora meglio, perché il voto da due è sicuramente più interessante. E ora Paolo ha già preparato una serie di domande. Poi naturalmente noi, come abbiamo sempre fatto, il pubblico può intervenire facendo domande, dopo che si esauriscono queste può fare le domande che vuole, penso che i candidati saranno. Daremo 5 minuti di tempo a chi candidato per rispondere, chiaramente facciamo un piccolo sorteggio per chi inizia prima, chi risponde per primo alla prima domanda poi risponderà per secondo all'altra, alla successiva. Questa sera ci sono sia gli esponenti dell'ASCOM, sia gli esponenti di Casa Artigiani, ci sono anche altre associazioni. E anche altre associazioni di categorie, sì, riconducibili sempre agli artigiani, sì, o commercianti, no? Ascom. E poi magari c'è qualche altro che fa parte dello stesso pubblico. Ok, va. Penso che possiamo iniziare, che quello che volevo dire io. Sì, in sintesi praticamente. Allora, innanzitutto sono Paola Tini, mi conoscete, sono responsabile amministrativa dell'Ascom di Termini Imerese. Noi siamo presenti nel territorio dal 96 e siamo un'associazione di categoria che facciamo interessi diretti dei nostri associati, dei commercianti, artigiani e associati all'ASCOM. Perché questo incontro? Questo incontro perché, come da consuetudine, sin da quando siamo operativi nel territorio, per ogni tornata elettorale abbiamo organizzato questo puntuale incontro con i candidati a sindaci della nostra città. Per quale motivo? Per avere un confronto diretto con loro e vedere cosa loro pensano e cosa loro auspicano per la nostra categoria, per i nostri interessi associativi. Detto questo, volevo dire anche che tutto questo a fine di dare che cosa? Di dare una maggiore chiarezza anche ai nostri soci, che sono chiaramente anche soci elettori, perché fanno parte dell'elettorato termitano. Detto questo, passo la parola al presidente per i saluti, che non so, il nero presidente, il signor Rosselli Antonio, della ditta Abata. Buonasera a tutti, io volevo ringraziare tutti i partecipanti a questa sera. E volevo comunicare che noi da poco tempo abbiamo formato il nuovo consiglio all'ASCOM e abbiamo deciso, diciamo, di fare partecipe tutte le associazioni termitane, perché una volta il commissario ha detto di Termini c'è una cosa bella, ci sono un sacco di associazioni però che lavorano tutte ognuno per conto suo, e noi con Paolo e i vari consiglieri abbiamo deciso, abbiamo invitato alcune associazioni, però è aperta a tutte le associazioni che esistono a Termini per poter collaborare e lavorare in sinergia, nel senso che il carnevale ci chiede commerciali, gli diamo una mano, quelli del carnevale ci danno una mano per la notte bianca e per le manifestazioni, gli artigiani possono fare le loro dimostrazioni durante le feste, è tutto un lavoro di collaborazione. Io ringrazio tutta l'associazione, tutti i commercianti presenti, il signor Cascino ci ha dato la disponibilità di questo locale, e ringrazio i candidati a sindaco qui presenti. Dico adesso la parola, diciamo, alle domande. Sì, allora innanzitutto facciamo un sorteggio per vedere chi parla, chi risponde per primo alla domanda. Una cosa sola volevo dire, cortesemente ognuno che fa un intervento dobbiamo ascoltarci tutti, perché se può sembrare una testimonianza, una proposta, un'idea, una domanda di chiunque, è bello che non l'ascoltiamo, è giusto dare orecchie a tutti. Una a turno, quando finisce uno parlo. E poi volevo dire anche che, per esempio, ci sono qui anche tutti gli altri consiglieri della nostra associazione, neoconsiglieri, tra cui anche il vicepresidente, la signora Tiziana Concialdi, il signor Gianfilippo e tanti altri, che io poi non vedo. Sì, c'è Dino Pagliana, infatti sono presenti Marianna La Rosa, insomma tutti i nuovi consiglieri ASCOM. Siamo tutti sparsi. Tutti siete messi in modo, infatti, sparsi, occasionale. Allora, la prima domanda è questa, e risponde Fasone, perché da sorteggio è uscito il dottore Fasone. Allora, se la sua coalizione, la domanda questa generica, diretta, specifica nel nostro settore, e chiediamo questo, se la sua coalizione dovesse vincere appunto queste elezioni, quali azioni concrete avete intenzione di porre in essere per aiutare la nostra categoria? Allora, se sono fuori dai 5 minuti mi prendo 30 secondi per i due ringraziamenti. Sì, certo, senza dubbio. Io il tempo faccio partire quando rispondi alla domanda. Va bene. Allora, innanzitutto grazie all'ASCOM, nelle persone del Presidente, del nuovo Consiglio Direttivo, a cui va il mio in bocca al lupo per un buon lavoro, visto il recente rinnovo delle cariche. E speriamo che si possa proseguire insieme o comunque con l'amministrazione, che sarà un percorso che riguarda in ogni caso tutta la città, non soltanto la categoria. È un incontro che cercavamo di programmare da tempo, finalmente ce l'abbiamo fatta,
Io personalmente con i commercianti ho avuto sempre una possibilità di dialogo che mi porto dietro dai tempi della zona franca, ad esempio, ma anche per quelle che sono state le occasioni di confronto in questi giorni. Ringrazio Nicola Cascino che come sempre mette a disposizione spazi e tempo per poter fare confluire questo dialogo poi in soluzioni pratiche ed operative. Mi sono scordato già nel frattempo la domanda, ma mi è sembrata generica, cosa volete fare per le attività? Allora, io rispondo in questa prima fase in modo altrettanto generico, riservandomi di entrare nel dettaglio quando le domande saranno più specifiche, perché credo che l'amministrazione comunale che vuole aiutare l'attività commerciale della nostra città, quello che deve fare in prima battuta è far recuperare la centralità di Termini Imerese rispetto al comprensorio di riferimento, perché se noi partiamo ad analizzare quella che è la realtà commerciale di Termini Imerese per quelli che sono i confini stretti del comune di Termini Imerese, non abbiamo la soluzione del problema. Quindi il primo impegno che deve prendere dal mio punto di vista, ma per quello che ci siamo detti durante questi mesi di confronto, Termini Imerese, per riuscire a contribuire anche ad uno sviluppo di quelle che sono le attività commerciali, deve riuscire a ritornare, a riassumere quel ruolo di centralità che ha nei confronti del comprensorio di riferimento. Per fare questo sappiamo che mediamente per andare ad insediare una attività commerciale che possa avere un respiro di efficacia e di efficienza, il territorio di riferimento non può essere un territorio che ha al suo interno meno di 100.000 abitanti. Quindi il nostro sforzo deve essere quello di andare ad individuare una forte centralità del comune di Termini Imerese attorno a quello che è il comprensorio di riferimento, sino a raggiungere nel raggio d'azione che si va ad individuare un bacino d'utenza che sia pari a 100.000 abitanti, perché questo è il dimensionamento più o meno ottimale che può garantire alle attività commerciali una prospettiva di serenità per quello che riguarda almeno lo sviluppo dell'attività stessa. Quindi il primo punto, riuscire a rimettere al centro Termini Imerese di un comprensorio rispetto al quale può svolgere un ruolo di guida. Esattamente. Sì. Tutto, ovviamente come ho fatto Vincenzo Fasone, ovviamente io tengo a ringraziare l'ASCOM per aver organizzato questa iniziativa che tradizionalmente, ricordo da anni, con i vari presidenti di San Duccio Muti ha sempre organizzato, è stato sempre un momento di confronto, di modo di conoscere quelli che sono i programmi dei candidati e chi, anche capire chi cosa vogliono fare i candidati e le coalizioni che lo sostengono. Chiaramente ringrazio Nicola Cascino, che come sempre per l'ASCOM, per la città in genere, ma per l'ASCOM in particolare si è sempre speso, e mi auguro, facendo gli auguri all'amico Rosselli, che possa, diciamo, riportare, sono certo che lo potrà fare, l'ASCOM ai fasti di un tempo che sono quelli di qualche anno fa. Capisco che tutto è anche collegato al problema della natura economica degli enti locali, del comune in primis, ma spero che ci possiamo insieme riuscire. La domanda di Paolo: nel corso di questi mesi, lunghi mesi, pesanti mesi di campagna elettorale, ci siamo inevitabilmente confrontati con varie categorie di soggetti ed in particolare ovviamente con i commercianti, con coloro i quali sono i titolari delle partite IVA, che poi sono quelli che in realtà producono il PIL per il nostro territorio. E soltanto, siccome io non mi sento, come ho sempre detto, un tuttologo, soltanto cercando di ascoltare, di capire quelli che sono i problemi di ognuno, abbiamo compreso, e ricordo in particolare quell'incontro che abbiamo fatto tutti i candidati sindaco ai tempi con i rappresentanti della nuova associazione ANA, quella dell'associazione ristoratori albergatori, ci vedo di non sapere qualche altro forse che c'era, presieduto da Massimo Sciascia. Per esempio,
circa 300 persone sono addette alla ristorazione a Termini Imerese ed è, credo, l'impresa, chiaramente mettendo, sommandoli, che più dà al lavoro. Quello che vorremmo fare noi, innanzitutto quello di cercare, chiaramente compatibilmente con le norme vigenti, la pubblica amministrazione purtroppo per questo non è certamente mai carente, anzi ne ha fin troppe, di facilitare quelle che sono le aperture delle attività produttive, le attività commerciali, ma soprattutto di, perché è facile aprirle, ma è più facile anche chiuderle. Quindi di consentire, fare, istituire un tavolo tecnico permanente delle attività produttive, presieduto probabilmente, possibilmente gratuitamente, perché le casse comunali le conosciamo, da chi è direttamente interessato alla materia, perché io ritengo che solo a chi brucia veramente la pelle, io posso conoscere prima degli avvocati, Nicola del Cascino dell'imprenditore, o un'altra persona del quella tutta la professione medica, io credo che solo chi è del settore può comprenderlo, quindi noi vogliamo mettere al centro nuovamente la persona, la dignità della persona umana e i soggetti che si sono impegnati in questi anni e che hanno riscontrato i problemi propri della crisi di questi anni, che soltanto con i loro suggerimenti, attraverso questo tavolo tecnico permanente condotto dall'assessore all'attività produttiva del Comune di Termini Imerese, possa individuare quelle che siano le soluzioni più idonee per facilitare, per cercare di sostenere o comunque incrementare quelle che sono le partite IVA, che ricordo sono il primo elemento di PIL del nostro territorio. Perfetto. Allora, la seconda domanda a cui risponderà prima il dottore Giunta, che poi troverete anche risposto, perché era proprio relativamente al discorso di creare qualche tavola per quanto riguarda i progetti europei, eccetera, era questa. Relativamente infatti alla possibilità ai commercianti per accedere appunto a linee di finanziamento in ragione dei progetti europei, avete intenzione voi, appunto che andrete a governare il nostro paese, di mettere a disposizione di noi associazioni di categorie, come anche saluto l'amico di Casa Artigiani, Peppe Profita, di mettere a disposizione appunto delle figure professionali che possono aiutare noi commercianti, associazioni, anche in unione tra di noi, a gestire, a indirizzare e ad anche coadiuvare un lavoro che ci porta ad ottenere dei finanziamenti a livello europeo, che spesso e volentieri questi finanziamenti se ne parla tanto, ci sono, ma poi non so perché non riusciamo a accedere, a utilizzarlo. Sì, è vero, purtroppo questa è storia vecchia, che gran parte dei fondi europei, gran parte dei fondi europei di provenienza quindi nazionale, purtroppo non tanto a causa, diciamo, due tipi di fondi, quelli che arrivano direttamente, la maggior parte sono quelli che arrivano direttamente arrivano tramite la regione, quelli che potrebbero arrivare facendo una progettazione, una cabina di regia, così come noi vogliamo fare al riguardo all'interno dell'amministrazione comunale. Purtroppo, soprattutto quelli regionali, a causa di mancanza di progettazione, tornano indietro. Noi abbiamo intenzione, l'abbiamo scritto nel nostro programma, l'abbiamo detto in occasione dei nostri interventi pubblici, l'intendimento di costruire questa cabina di regia, che poi quello che dicevo, come correttamente, al quale tu correttamente facevi riferimento, dove siano direttamente i protagonisti. Tutta l'amministrazione comunale, la squadra di governo, qualora io dovessi essere eletto sindaco, ma non solo la squadra di governo, ma anche i consiglieri comunali, chi comunque non avrà un ruolo direttamente politico elettivo, noi stiamo cercando di mettere a ogni posto la persona competente per quella materia. Ribadisco, io non posso, uno che fa il medico non potrà occuparsi delle attività produttive, ma potrà occuparsi probabilmente di salute pubblica. Quindi questo tavolo tecnico che è permanente, tra l'altro abbiamo l'avvocato Licia Fullone, che è l'assessore designato a questo ramo, che si occupa proprio come attività professionale di start-up, di attività di reperimento di fondi europei. E aggiungo che abbiamo nei nostri incontri organizzati, che denominati Idee tra la gente, abbiamo ottenuto, grazie a Dio, grazie alla disponibilità, del dottor Alessandro Melilli, che è un soggetto che conosce l'inglese, dato che tutti questi progetti europei sono tutti in inglese, si devono presentare tutti in inglese. Tradurre in inglese, io molti non sarebbero magari in grado, e certamente così, quindi incentivare comunque le risorse professionali presenti all'interno del comune in Termini Imerese, che sono
importantissime, ma stimolarle e metterle in condizione di poter lavorare e di poter veramente progettare. Quindi un tavolo tecnico permanente che si riunisca almeno due volte al mese affinché si individuino tutte quelle opportunità che possano facilitare e contribuire allo sviluppo e al sostegno delle attività produttive. Perfetto, grazie. Allora, sul tema della progettazione, programmazione comunitaria in generale, sul tema specifico, distinguerei due filoni differenti. Il primo, che è quello che può riguardare direttamente la singola attività. Il secondo invece è quello che ci porta a guardare ad uno sguardo un po' più specifico al territorio, nel senso che certamente i fondi comunitari possono essere utilizzati dalle singole attività commerciali o comunque artigiane, imprenditoriali in generale, ma abbiamo anche la possibilità, e questo riguarda un po' di più direttamente quella che è l'azione amministrativa, la possibilità di attingere a fondi comunitari per potenziare l'infrastrutturazione e l'attrattività territoriale. Quindi noi dobbiamo lavorare su questo doppio binario. Da un lato quello che è il finanziamento attraverso questi fondi alla singola impresa. Per fare questo il comune non si può del tutto sostituire evidentemente a chi con professionalità fa questo lavoro. Però il comune, attraverso un riassetto della macchina amministrativa, deve riuscire a mettere a disposizione di chi vuole fare impresa quelle interfacce che a tutti gli effetti facilitano il percorso di progettazione. Perché, come poi spesso avverrà nel momento in cui la singola attività si rivolge al professionista per presentare un determinato progetto, non può accadere che il professionista, il titolare di impresa, deve avere mille problemi per il rilascio di un certificato, per una carta che serve da allegare al progetto e così via. Quindi il comune non si potrà sostituire a questa attività professionale che farà il singolo professionista, però il comune, attraverso una riorganizzazione di quelli che sono gli uffici, in questo momento abbiamo un SUAP che è formato da una sola unità, dove vogliamo andare con una sola unità disponibile rispetto a quelle che sono le richieste che possono venire dal territorio. Quindi un impegno a potenziare e a riorganizzare la macchina amministrativa a supporto dell'attività di impresa a tutto tondo. Dall'altro lato, evidentemente, questo deve servire per facilitare l'innesto di nuove attività, quindi creare anche un percorso privilegiato per coloro i quali vogliono intraprendere, ad esempio, delle nuove attività sul comprensorio di riferimento. Per quale ragione faccio riferimento anche all'ingresso di nuove iniziative imprenditoriali? Perché queste nuove iniziative imprenditoriali che riguardano investimenti di singoli privati sono investimenti che vanno a potenziare l'investimento di chi già l'investimento l'ha fatto. Se pensiamo al nostro centro commerciale di Termini Bassa, vedere tutti quei negozi chiusi oggi è un danno d'immagine per tutti quei commercianti che ci stanno. Quindi l'investimento di nuovi soggetti è un investimento che si fa per l'intera area. E quindi se noi riusciamo a guardare in modo complessivo a quello che è l'investimento che bisogna fare, arriviamo al secondo filone, che è quello degli investimenti a cui può accedere direttamente il comune attraverso una propria progettazione per potenziare dal punto di vista infrastrutturale e non solo quello che è il territorio di riferimento. E lì si può arrivare ad azioni che vanno strettamente a riguardare l'ambito del decoro urbano, piuttosto che la realizzazione di zone all'interno delle quali creare delle aree con particolari attrattive. Ad esempio, nel nostro programma abbiamo molto stressato l'attività termale. Attività termale che può essere legata al mito, che può essere legata alle fatiche, alle famose fatiche. Sappiamo che qui è venuto a ristorarsi dalle sue fatiche, quello che sia. Perché non creare attraverso questi fondi comunitari all'interno dei quartieri dove si va a dislocare anche il nostro centro commerciale delle attrattive, in modo che la gente possa venire anche per trovare qualcosa di diverso, per fare una bella passeggiata
e osservare le vetrine, perché quello che ripeto da più volte è una e una sola cosa: per dare un impulso alle attività commerciali dobbiamo portare persone davanti alle vetrine. Quindi i fondi comunitari devono servire a questo, a creare attrattiva per il territorio, e questo lo può fare direttamente il comune attraverso l'accesso a fondi destinati per il potenziamento della infrastrutturazione territoriale, e dall'altro lato supportare attraverso dei buoni uffici comunali l'attività di sostegno alle attività esistenti e anche a quelle di nuova generazione. Allora, l'altra domanda è questa: perché, per quel che riguarda questa nota dolente della nostra associazione, delle nostre associazioni, per quel che riguarda la questione della TARI, la scontistica appunto che il comune ha quasi risultato, quasi me l'immaginavate praticamente, cosa bene, tanti, quasi tutti conoscete questa questione, per la quale appunto il comune ha riservato una scontistica particolare ai nostri commercianti, scontistica che è partita alla grande con lo sconto del 50%, ma che a poco è stata andata scemando, poi è diventata al 35%, ora al 30%, e il 30% sono sulla tassa variabile, eccetera. Riguardo a questa questione, è la posizione che chiaramente entrambi avete idea di assumere. Sì, tocca a me, giusto? E tocca a lei, sì. Sì. Allora, su questo dobbiamo tutti avere bene a mente quello che sta per cambiare da qui a breve sulla gestione della raccolta e dello spazzamento, quindi mi riferisco al servizio di igiene ambientale in generale. In questo momento è in corso di valutazione una gara presso l'UREGA per l'assegnazione del servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti per una durata di 7 anni ad una impresa privata specializzata nel settore. Non so se avete avuto modo di seguire nel tempo tutte le vicissitudini che hanno origine su base regionale, la normativa regionale che ha imposto tutta una serie di variazioni nel tempo. Ad oggi, dopo aver costituito la SRL, questa società d'ambito generale che va a disciplinare e a gestire poi la raccolta dei rifiuti, che il comune di Termini Imerese ha poi diciamo, organizzato attraverso la forma di una cosiddetta ARO, che riguarda proprio l'individuazione del territorio del comune di Termini Imerese, quale territorio rispetto al quale organizzare il sistema di raccolta dei rifiuti. Ci sono altri comuni che quest'ARO l'hanno fatto mettendo insieme più comuni. Il comune di Termini Imerese ha deciso di farlo per il solo comune di Termini Imerese. Quindi noi avremo da qui a breve, nei prossimi mesi, con buona probabilità entro l'anno, quindi questa sarà una cosa che il prossimo sindaco si ritroverà, un servizio di raccolta dei rifiuti gestito da una società privata che prenderà evidentemente in blocco quello che è il personale dell'ex ATO, per intenderci, e che dovrà gestire la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti secondo alcuni parametri che sono stati stabiliti in sede di gara. Uno tra questi è quello del raggiungimento, nel corso di un periodo, di un percorso passo dopo passo, una percentuale di raccolta differenziata pari al 65%. Questo è un percorso che chiaramente porterà nel tempo a notevoli risparmi, perché sappiamo che buona parte dell'incidenza del costo della raccolta dei rifiuti è quello che riguarda il cosiddetto conferimento a discarica, incluso di trasporto, di mezzi e del pagamento proprio della discarica. È ovvio che raggiungere nel tempo una percentuale differenziata pari al 65% porterà a ridurre notevolmente quello che è l'impatto anche della tariffa che si può andare ad applicare. Vi posso dire, conoscendo quelle che sono le previsioni di spesa su questo aspetto, che al massimo, rispetto ai 5 milioni e mezzo circa di importo a base d'asta, che con molta probabilità si potrà arrivare ad abbattere nel lungo periodo questo ammontare di circa 1 milione di euro. Questo è ovvio che è un risparmio che speriamo si possa poi andare a redistribuire su quelle che sono le utenze domestiche da un lato e le attività di impresa dall'altro. Devo dire che rispetto alla esperienza che io personalmente ho fatto già in passato, abbiamo sempre tenuto bene a mente quella che è l'importanza
e l'attenzione che bisogna riservare all'attività commerciale e imprenditoriale in generale. Perché non so se sapete, la tariffazione, quindi la TARI, nello specifico, una delle prime decisioni che impone è quella di stabilire quanta parte della spesa deve gravare sulle famiglie e quanta parte deve gravare sulle imprese. C'era anche presente all'epoca Nicola Cascino, e devo dire che quella volta, con un enorme sforzo, anche col contributo del bilancio comunale, perché quando si fanno delle scelte a sostegno di una categoria poi vanno sostenute anche con uno sforzo che non è indifferente, siamo riusciti a prospettare una tariffazione che teneva conto delle esigenze delle attività di impresa. È ovvio che questo sarà un mio impegno, nel senso di dare continuità a quello che è stato fatto, e ricordavi bene che all'epoca eravamo sul 50%. Allora, chiaramente eravamo autosmaltitori. Sì, esattamente, perché c'è le convenzioni, come convenzioni. Quindi questo è un percorso che si può certamente andare a riprendere, che se messo accanto ad un recupero attraverso quello che vi prospettavo poco fa dell'impegno di riduzione, o meglio di incremento, di differenziata che si potrà andare a fare attraverso l'aiuto di questa società privata, che potenzialmente auspichiamo tutti, avendo delle clausole o meglio delle penalità al non raggiungimento degli obiettivi, si deve impegnare per rispettare quello che è stabilito al contratto. Quindi da un lato questa riduzione di 1 milione, da un lato un ripristino di quelle che erano le agevolazioni già previste, dovremmo riuscire a prospettare una situazione per le attività commerciali, artigiane e imprenditoriali in generale molto più sostenibile, perché da quello che riceviamo evidentemente dal confronto quotidiano è diventato realmente insostenibile. Ma ancora una volta, e qui finisco, la prima cosa che dobbiamo fare prima di entrare nel dettaglio di quelli che sono i costi e della tariffazione e quindi delle bollette che arriveranno a casa, la prima cosa su cui dobbiamo evidentemente ritornare e ritrovarci tutti d'accordo è il funzionamento ottimale del servizio. Grazie. Sì, questo diciamo è il, come dire, il tasto più dolente per, sicuramente per gli imprenditori, per i commercianti, così come per i nostri concittadini, ma per chi dovrà andare ad amministrare la città, perché purtroppo il bilancio del comune di Termini Imerese, che veramente soffre non esclusivamente solo per questo, ma si trova in sofferenza oltre che per i tagli dei trasferimenti nazionali, regionali di questi ultimi anni, che purtroppo l'amministrazione comunale precedente ha dovuto subire, ma quanto perché abbiamo dei costi di smaltimento, dei costi di sostentamento del servizio dello smaltimento dei rifiuti urbani altissimi, però per i motivi che tutti conosciamo. Il problema della differenziata, noi qua siamo in questo momento, abbiamo numeri percentuali di raccolta differenziata da terzo mondo. Forse il Nord Africa ha dei numeri un po' più alti, voglio dire, quindi la Tunisia o altri paesi del Nord Africa, o l'Egitto. Noi siamo veramente messi, devo dire che fino a qualche anno fa si era riusciti con il porta a porta ad organizzare, poi mano a mano è andata per tutta questa linea. Quindi noi riteniamo che una riduzione dei costi sicuramente parte dalla raccolta differenziata. Parte dal fatto che i carrozzoni, vero è che si è costituita, cioè si è fatto questo bando, questa gara con questa società privata che dovrà gestire credo per i prossimi 6 anni questo servizio, e credo e ci auguriamo che con la efficienza tipica e propria del privato, proprio perché il contratto di servizio prevede delle clausole molto restrittive nei confronti di chi dovrà curare il servizio, possa quindi con penali che l'amministrazione comunale potrà applicare alla società qualora non rispettasse questi parametri, ovviamente quindi ci sarà la volontà da parte di chi gestisce la società di approfondire e di cercare di portare il servizio al meglio. Ma
Ma per quanto riguarda in particolare la, l'imprenditoria, la partita IVA, le società più o meno grosse, per esempio quella di Cascino, ma poi ci sono anche ditte individuali che hanno soltanto una piccola realtà. Su questo è un aspetto veramente che deprime ancora di più quello che è lo sviluppo, quantomeno il tentare di restare a cavallo, in piedi, come dicevo poc'anzi, sulla breccia, perché è facile, ribadisco, aprire le attività, ma è difficile restare sulla breccia. E questo è ancora più grave il fatto che molto spesso le inefficienze della pubblica amministrazione ricadono sui piccoli imprenditori, ma anche sui grandi, sui medi, sui grandi imprenditori, perché nonostante tutto, nonostante la maggior parte delle attività imprenditoriali ha delle convenzioni anche con privati, dico, l'ho detto poc'anzi, e quindi queste convenzioni con privati consentono dello smaltimento opaco del cartone, piuttosto che degli oli esausti per le officine, che hanno gli obblighi ovviamente anche per una questione di tutela dell'ambiente. Questi costi sono, poi non parliamo delle attività di somministrazione, di somministrazione di alimenti e bevande, vedo in un potere qui per esempio anche altre stelle, dico, ma tutti quelli che hanno attività di somministrazione di alimenti e bevande, quanto pagano, nonostante poi alla fine, diciamo, le lattine vengono prese da una ditta, le vengono da un'altra, dico, è veramente incredibile. Quindi questo deve essere delle posizioni che devono essere sicuramente riviste, ma devono essere riviste tenendo conto del fatto che purtroppo, ma questa non è colpa né delle amministrazioni precedenti né di questa, poi verrà quella che c'è oggi, c'è cominciata, e quella successiva, c'è un problema di assoluta, cioè il 50% dei nostri cittadini che non pagano la tassa, non pagano la tassa. Sicuramente c'è una buona fetta di residenti che non pagano perché non hanno la disponibilità economica, e fra mettere il piatto di pasta a tavola per i bambini, comprare il latte, preferiscono ovviamente non pagare la tassa. Però se andiamo a spulciare, chi è stato amministratore di questa città lo conosce molto, conosce anche gli eredi, ci sono soggetti che potrebbero benissimo pagare e che purtroppo non pagano, e riteniamo che assolutamente, questo è un argomento che è strettamente connesso allo smaltimento quindi alla TARI, il risanamento dei conti pubblici passa anche da quello, perché è una cosa che è impressionante il fatto che sostanzialmente fino al mese di giugno, perché circa il 50% di noi non paghiamo la TARI, quindi succede che il 50% fino a giugno è coperta dalle tasse da chi ha contribuito regolarmente a corrispondere alla propria imposta che è dovuta. Da luglio in poi, quindi per il secondo semestre di ogni anno, poi è il comune che deve sopperire con propri fondi, molto spesso non li ha, e per questo sempre fra luglio e agosto capitano i problemi dei cumuli di rifiuti, e poi perché ci sono chiaramente le lamentele legittime dei dipendenti della società ecologica e ambiente, che crea tutto questo problema. Quindi sicuramente ridurre, aumentare la differenziata, ma ridurre assolutamente, anche affidando a soggetti esterni rispetto a già bravissimi i nostri collaboratori del Comune di Termini Imerese, ma per rafforzare all'esterno, per cercare di recuperare ciò che è purtroppo la grossissima fetta di evasione. E noi cercheremo assolutamente di portare lo sconto almeno al 40%, ma ovviamente tutto ciò può avvenire soltanto quando, e se riusciremo, è inutile dire 30, 40, 50, buttare cifre, se riusciremo a raggiungere questo tipo di obiettivo, che è quello di ridurre l'evasione, aumentare al massimo per quello che potremo, e quindi cultura, educazione civica, aumentare la differenziata almeno ai livelli di qualche anno fa, ribadito che con il rapporto eravamo riusciti a fare. E poi, pur comprendendo, io ritengo che è una grandissima spesa inutile, ancora oggi paghiamo le conseguenze, è quella di vedere che ci sono due società, in questo momento ATO, che ancora esistono. C'è l'ATO che svolge l'attività di gestione ordinaria dei rifiuti, e c'è l'ATO in liquidazione, che ha tre amministratori,
che comunque ha dei costi e che comunque questi costi, volendo o nolendo, vengono pagati dall'amministrazione comunale e quindi dai cittadini. Questi sono i nostri punti. Perfetto, grazie. Grazie. Allora, un'altra domanda è questa: qual è la vostra posizione in merito ad una eventuale, speriamo, vogliamoci, riattivazione della ZFU, della zona franca urbana? Guarda, allora, per quanto riguarda la zona franca urbana, che è certamente una ottima iniziativa, sappiamo tutti che chi le attività commerciali, le partite IVA, le attività imprenditoriali che rientrano nelle zone franche urbane ovviamente hanno delle agevolazioni che proprio in questo momento sono diciamo, la manna che cade dal cielo. Io so, perché veramente l'ho vissuta, non ricordo se stavo nel periodo in cui io ero consigliere comunale o già non ero più, quindi è stata credo che ero consigliere comunale, l'amministrazione comunale precedente comunque ha proposto questa ottima iniziativa, ma che ritengo che è stata fatta con i piedi, a dir poco. Perché capiamo che la zona non si può rendere una città, come è un cavallo di battaglia del professore Frasone, che è stata una grande operazione della zona franca urbana, che ha lui portato avanti, ma correttamente, giustamente, perché è un'ottima iniziativa. Ma è ovvio che i limiti, che sarebbe stato bello, sono sicuro che l'amministrazione precedente l'avrebbe fatto, se fosse stato possibile, ma non è possibile, l'avrebbe fatto per ricoprire tutta la città, la zona commerciale, ma era impossibile perché i fondi, i limiti erano quelli che sono. Secondo me è stato fatto un errore di fondo nella scelta dell'applicazione di questa zona franca urbana a macchia di leopardo. Nel senso che proprio poc'anzi si ricordava che è triste vedere per esempio tutta la zona commerciale, la gran parte della zona commerciale di Corso Umberto e Margherita con due negozi chiusi e uno aperto. E invece si è scelto, legittimamente, ovviamente chi amministra si prende le responsabilità, ma si è scelto di introdurre la zona per zone franche urbane, ma a macchia di leopardo. Ci sono casi, secondo me, che sono veramente da cinema, che ci sono per esempio nella via Garibaldi, un'altra via della nostra città, perché chiaramente non si riusciva a coprire con i fondi tutto, c'è il numero civico, la parte sinistra, l'esercizio della parte sinistra della via Garibaldi che usufruisce dei benefici della zona franca urbana, quello a destra no, e quello all'angolo sì, quello altro no. Dico, si sarebbe potuto, se fossi stato io amministratore in quel momento, sicuramente l'avrei fatta e l'avrei condivisa perché è stata un'ottima idea, ma l'avrei applicato, mi sarei concentrato tutta sulla zona commerciale, per esempio in termini bassa, a partire da piazza Cristi, Corso Umberto e Margherita, e quindi lasciare sì la parte alta della città, ma comunque almeno rivitalizzare definitivamente una parte viva che è il centro commerciale, il centro storico della città, piuttosto che fare questa scelta. Quindi qualora noi dovessimo avere, ovviamente ci puntiamo, dovessimo avere le condizioni per poterlo fare, ci vogliono chiaramente anche lì le disponibilità economiche che allora non erano illimitate, ovviamente, se no sarebbe stato fatto, lo faremo, ma cercando di concentrare, non facendo questa scelta secondo noi sbagliata di individuazione a macchia di leopardo, ma individuando delle aree ben precise. Tra l'altro c'è il centro storico commerciale, un centro naturale, ovviamente è il termine basso della nostra zona commerciale dove tutti noi andiamo a fare acquisti, l'avrei concentrata lì piuttosto che distribuirla così a macchia di leopardo. Quindi noi faremo questo. La risposta ovviamente molto in imbarazzo, devo dire, non la domanda, la risposta è molto in imbarazzo. Perché stiamo parlando di un progetto, resetto. Poco fa si chiedeva come si fa a fare progettazione europea, come si fa a far fare progettazione all'ufficio comunale. Quello della zona franca urbana è un esempio di più. Era il 2007, quando vorrei errare.
quando mi arriva una chiamata a casa, io giovanissimo laureato, mi si chiede di contribuire a buttare giù un progetto da presentare al Ministero per accedere a questi fondi sulla zona transurbana. Quella richiesta all'epoca di questo progetto fatto con i piedi mi è venuta al dottor Enzo Giulio. Entro in imbarazzo nel momento in cui sento dire dal figlio che il progetto ho provato al padre l'ha fatto con i piedi, però contento lui, contento tutti. Ma non sempre i figli per noi. No, per carità. Uno è quattro figli, non due, se te lo ricordi. Sì, dico. Vabbè, continua tutto dalla cattedra, prego. Continua dalla cattedra, tu sei sempre in cattedra, continua. Prego. Ascoltiamo tutti con attenzione il professore. Se posso parlare di. Assolutamente sì. Quindi quel progetto fatto con i piedi, che io al contrario rivendico essere fatto bene, tanto da aver ricevuto i complimenti dalla loro amministrazione comunale presieduta al dottor Enzo Giunta, a cui va tutto il mio rispetto, che cosa ha fatto? Non era un problema di fondi, ci mettiamo quella zona perché ci sono più fondi e ce ne sono di meno, e sono parametri ben precisi che andavano ad individuare nelle zone che mostravano particolari parametri di deficitarietà, quelle aree all'interno delle quali andare a concentrare l'attenzione. Uno fra tutti, la percentuale di popolazione. Quindi uno dei parametri era che quella zona francourbana doveva contenere una percentuale di popolazione della città di Termini Venezia, quindi va da sé che non poteva essere estesa a tutta la città. Dopodiché, ma sono temi della scorsa campagna elettorale questi, già spiegati, già affrontati, già superati, però visto che ci siamo, li riprendiamo. Il discorso della zona sinistra, zona destra della stessa via, così come spiegato già più volte, è stato dettato dal fatto che le zone censuarie, che sono quelle zone che andavano a comporre le varie aree da inserire all'interno della zona franca, presentavano dei limiti specifici da catasto quasi. Quindi su questo siamo andati benissimo. Oggi che succede? Succede che ci sono 4 milioni di euro già finanziati che attendono la prossima amministrazione comunale, che possono essere utilizzati per riattivare un percorso di zona francourbana. Sono quei 4 milioni di euro che sono stati inseriti all'epoca assieme a delle altre opere che speriamo poter attivare anche queste nel più breve tempo possibile nel famoso patto per il sud. 4 milioni di euro che di fatto equivalgono alla metà di quello che è stato lo stanziamento che la scorsa volta ha avuto la zona francourbana di Termini Venezia. Ci sono molte criticità rispetto a questo strumento, sono criticità che più volte abbiamo sollevato al Ministero, ma provengono proprio da quella che è l'impostazione che il Ministero ha dato. Ad esempio, più volte abbiamo segnalato la possibilità di inserire tra i tributi da poter compensare la tassa sui rifiuti, si è stato sempre detto di no, perché la tassa, perché si va a gestire un tributo locale, non può essere inserita da un provvedimento nazionale e così via. Quindi le criticità ci sono, ma siccome parliamo di uno strumento che tutti voi conoscete e già sapete quelli che sono i punti forti e i punti deboli, mi pare superfluo in qualche modo entrare ancora più nei dettagli. L'unico dato che vi posso dare è che ci sono 4 milioni di euro sui quali poter discutere insieme, perché se ci sarà la possibilità di interloquire col Ministero rispetto ad alcune scelte che si possono fare, è ovvio che lo dovremo fare insieme, anche alla luce di quella che è stata l'esperienza. Quindi ad oggi che abbiamo fatto. I criteri di spendibilità non sono ancora chiari, questo è da vedere in corso d'opera. Non sono chiari, okay. Sapete perché non sono chiari? Perché a livello nazionale non è stata data una ulteriore fase di sviluppo alle zone franche. L'unica città che ha avuto appunto nello specifico del patto per il sud questo finanziamento è Termini Venezia, quindi non ci sono precedenti, è tutto da scrivere. Ma chi è questo?
Sì, c'era lui. Poi vorrei dire una cosa, se posso. Certo. Vabbè, al di là dei meriti o dei demeriti, tutti abbiamo le nostre croci, i nostri padri, i nostri figli. Ma mi riferivo al fatto che è un progetto fatto con i meriti, ho sentito male. Un progetto fatto, e te lo ribadisco, nel 2007, prendo tu giovane laureato, una persona sicuramente di cui mio padre, allora, mi ha fatto parlare di mio padre, come è riuscito a fare mio padre, come parlare di mio padre. Io non ero, tu eri giovane rampante, e mio papà ti chiese, tu comunque, penso anche a titolo affettuoso, lo hai collaborato affettuosamente. Ma è stato nel 2007, quando avete, dal 2007 a quando avete, diciamo, poi attuato, cioè l'amministrazione pure fatto poi, onestamente non ricordo l'anno, tu non lo ricorderai meglio di me sicuramente, qualche anno è stato? 2013, siccome i parametri in 10 anni, quasi 10 anni, 7-8 anni, dico anche la popolazione, c'era stata la crisi, si poteva tentare di rimodulare rispetto a un'altra cosa. Io non volevo fare nessuna polemica. No, non è polemica. No, nessuna polemica. Non è una polemica. I parametri sono stati fissati da una legge dello Stato. Del 2007. Esattamente. Che non potevo andare a modificare né io né le precedenti amministrazioni. A me, onestamente, suona scortese dire che quel progetto è stato fatto con i piedi. Tutto qua. Punto. Perché l'ho fatto questo paese? Allora, però scusa, se è stato fatto da una legge, non è stato fatto dall'amministrazione di mio padre, il progetto, sbaglio. È stato fatto da una legge o è il progetto dell'amministrazione di mio padre? Io quindi ti sai che ti contraddico. Allora la legge è fatta con i piedi, non dire è stata fatta dall'amministrazione giunta con i piedi, perché strumentalizzi questa cosa. Tu hai detto questa strada piuttosto che... È stata fatta con i piedi. È la legge fatta con i piedi o è stata l'amministrazione comunale a fare l'amministrazione comunale guidata da Giulio Cesare? No, Giulio Cesare non c'era. No, capace che può arrivare pure ai miei altri, però proprio sei partito dai miei figli. Però preferirei, io chiederei al professore Pasone che non nomi di miei familiari, dai miei figli a mio padre, tu hai nominato i miei familiari, quindi ti prego di starti zitto. Operazione stai zitto quando parli dei miei familiari, non ti permettere, stai zitto quando parli dei miei familiari. Non ti permettere più. La prossima domanda che per quanto riguarda la nostra situazione è questa: nel vostro programma avete in agenda la riqualificazione? Questa sarebbe una cosa veramente che ce l'ha nel vostro programma in agenda avete la riqualificazione della rete urbana, soprattutto dei centri commerciali naturali di Termini Alta e di Termini Bassa? Questa è una cosa che servirebbe a tutti, perché i nostri commercianti e gli artigiani di Pepe Profita si lamentano la maggior parte di questo, che non c'è un arredo urbano decoroso e dignitoso per la nostra città, che è una bellissima cittadina. E risponde... Forse sì, tutte le cose. Sì, dicevo questo poco fa, su questo bisogna essere bravi ad impostare una buona politica di marketing territoriale, che va a contrastare quelli che sono gli attuali competitor dei centri commerciali naturali. Quindi è ovvio che da questo punto di vista ci deve essere uno sforzo a rendere accogliente, a rendere gradevole, a rendere bello l'ambiente all'interno del quale dei potenziali consumatori vanno a fare acquisti. Di conseguenza la possibilità di accedere a fondi che vanno a riqualificare i nostri centri commerciali, piuttosto che le aree che stanno a ridosso, deve essere attenzionata sotto tutti i profili. Il discorso dell'arredo urbano, partiamo innanzitutto col dire che abbiamo in questo momento purtroppo delle aree della nostra città dove siamo ai limiti della emergenza igienico-sanitaria. Quindi partiamo da questo innanzitutto, cioè riusciamo a rasserenarci da un punto di vista di quello che è il minimo decoro del nostro contesto urbano. Su quello, e ci sono già belle esperienze da questo punto di vista,
pensiamo a quello che sta succedendo in Piazza Duomo, pensiamo a quello che c'è in via Giustino Ferrara e così via, la piazzetta del Carmelo. Ci sono delle aree che a poco si sono riqualificate attraverso la presenza che viene assicurata da delle attività commerciali che vigilano sull'area, dalla presenza di una panchina che dà un segno di attenzione rispetto a quello spazio, ad un vaso con dei fiori, che dà un segno di attenzione rispetto ad un luogo che si vuole rendere bello. Ora, da questo punto di vista, che cosa fare? È ovvio che laddove c'è la possibilità di andare ad imbastire un progetto, una programmazione che può anche in questo caso andare ad interessare canali finanziari comunitari, che ben venga, ma pensiamo anche a forme che forse a termine non si sono mai viste, di attività che si possono fare insieme ai privati, di sponsorizzazioni che si possono mettere in campo, di, non so, una galleria di quadri che vuole esporre in una delle nostre strade, che ha contempo piuttosto che, non so, pagare il suolo pubblico, rende qualcosa in termini di contributo al miglioramento del decoro urbano. Si possono inventare mille cose. Deve essere poi evidentemente la nostra città. Io trovo molto bello ad esempio quello che è stato fatto attorno alla cioccolateria di Piazzetta del Carmelo, dove alcuni piccoli segnali che sono stati lì inseriti hanno contribuito a rendere più gradevole quell'ambiente. Fatto un'autogestione. In autogestione, assolutamente. È ovvio però che nel momento in cui ci sono iniziative positive che vengono dal singolo, dal privato, dal pubblico devono essere tutelate, perché se poi si lasciano al degrado, si lasciano alla mercé anche della piccola delinquenza che arriva lì a distruggere tutto, evidentemente in questo viene meno il ruolo che deve avere un'amministrazione pubblica. Allora, la domanda era questa: per quanto riguarda il vostro progetto, il vostro programma, cosa avete in mente di fare per quanto riguarda la riqualificazione delle aree urbane, maggiormente nelle zone di Termini in Bassa, centro commerciale naturale e Termini Alta? Allora, sicuramente anche qui, dico, noi parliamo di cultura, nel senso che il nostro programma, al centro del programma c'è la C di cultura. Cultura significa ovviamente l'educazione civica, cultura rispetto dell'ambiente, cultura sono le politiche sociali, cultura dello sport. È ovvio che è tutto strettamente collegato, sia l'aspetto relativo allo sviluppo e al sostegno delle attività produttive, sia quello proprio alla riqualificazione del centro storico. Perché sappiamo bene, storia recente, che tutte le amministrazioni comunali in più occasioni hanno tentato correttamente di applicare un piano urbano del traffico, cosiddetto PUT, che dovrebbe essere applicato per tutte le città con una popolazione superiore a 15.000 abitanti, quindi con chiusura almeno parziale di parti del centro storico. Ma in tantissime occasioni abbiamo visto che quasi tutte le amministrazioni comunali passate non sono riuscite a resistere alle pressioni, diciamo, dei commercianti, ma dei residenti, degli automobilisti. Noi tutti pensiamo Termitana e sappiamo che abbiamo necessità di entrare con la macchina fino a dentro il negozio o dentro l'attività. Invece ci sono state tante esperienze, ma non lontanissime, dico, parliamo di Castelbuono, ma anche Bagheria, Corso Umberto, piuttosto che Cefalù, Corso Re Ruggero, ma anche nel nostro piccolo via Giustino Ferrari, che la amministrazione ha voluto chiudere prima, ma poi è stata una cosa graditissima per tutti. Però giustamente chi per esempio ha un'attività commerciale in quelle aree ovviamente dice: d'accordo, tu mi chiudi l'area, mi chiudi via Manzini piuttosto che piazza Umberto, che piazza Duomo, ma non puoi fare chiudere per lasciare un deserto. Quindi noi riteniamo che, purtroppo, tenuto conto che disponibilità degli enti pubblici sono quelle che sono, sicuramente quello di coinvolgere, come è stato fatto in occasione del carnevale, ma anche in altre iniziative dove i termitani veramente hanno avuto modo di potersi sbracciare gratuitamente dando il proprio contributo, ma per esempio proponendo alle varie attività produttive che spendono magari anche dei soldi di pubblicità, di promozione della propria attività, di
di ristorazione, di vendita commerciale o di abito, di scarpe, di abbigliamento, di adottare delle aree verdi o delle aree, comunque degli angoli particolari della città, della nostra città, al fine di poter, diciamo, curarla, tenerla, e questo consentirebbe alla ditta, all'azienda di farsi pubblicità e a noi di avere un angolo di città pulito che magari probabilmente l'amministrazione comunale, per mancanza di organico, per mancanza di organizzazione interna, per mancanza di fondi comunali, non è in grado di sostenere. Aggiungo che sempre in particolare con invece l'attività di ristorazione si potrebbero fare anche lì degli accordi di natura economica, degli accordi dove per esempio loro organizzano delle attività di intrattenimento, nel senso di intrattenimento musicale, magari l'amministrazione comunale potrebbe o cercare di agevolare un po' di più quella famosa fascia di riduzione, stiamo parlando del 30-40% della Tari, oppure col pagamento con l'esenzione del suo pubblico, col pagamento della SIAE, tutte quelle tasse connesse. Io vorrei fare un piccolo esempio. Ho degli amici che sono dei giovani, due fratelli giovani che fanno i maestri cestari, che prende a termine non lo fa più nessuno, ma quest'estate scorsa non hanno potuto mai venire a montare la loro bancarella nella zona né da noi commerciale, tantomeno a Belvedere, perché il comune che sono le tariffe stabilite dal consiglio comunale, hanno delle tariffe altissime e quindi sono dovuti andare necessariamente a rivolgersi a Comune di Trabia, San Nicola o piuttosto che a Gratteri che all'Aspe. Quindi la riqualificazione del centro storico riparte sicuramente dal verde, dalla pulizia, dalla cura, da quel principio di città normale che noi abbiamo posto al centro del nostro programma e che riteniamo che soltanto con l'educazione civica, che poi dico l'amministrazione può fare tutto quello che vuole, ma se i fiori vengono messi oggi e strappati domani mattina, però tutto sommato credo, mi pare di percepire che c'è una sensibilità da parte della cittadinanza ora veramente a far sì che quello che è il tesoro, quello che abbiamo, venga tutelato. E così speriamo di poter fare con la collaborazione di tutti, ovviamente. Perfetto, grazie. Allora, abbiamo concluso con le domande che a noi premeva porvi, però adesso volevo passare la parola al nostro amico, collega di casa Artigiani, che anche lui ha un paio di domande. Sarò breve, perché poi già siamo Mario. Ma intanto ringrazio Pasco, Mondo Commercio, gli amici. Io ricordo che l'ultima volta che c'è stato un confronto con i sindaci ho subito una cosa penale che non so qua dire, perché forse ho alzato un po' il tono, quindi cercherò di stare un pochettino tranquillo, perché quando ci metto ci metto amore e passione per il mio lavoro, talvolta uno parlando, visto che ho queste belle maledette macchine in cui ci riprendono, però ovviamente che fanno tanto sicuramente, infatti rinnoviamo anche il ringraziamento all'amico dello Scaccia per te, perché se non quest'anno un contributo unico, forse se ti candidati avresti preso un po' di voti. E allora, per chi mi conosce e te profita, quest'anno, se Dio vorrà ancora tenermi, a settembre farò 30 anni di attività con Casa Artigiani. Vedo qui tante facce, tanti amici che nel corso di questi 30 anni mi hanno accompagnato e sopportato, perché no, sicuramente. Però abbiamo fatto tante di quelle cose che potremmo forse scrivere un libro. Se vi ricordate, abbiamo organizzato un grandioso sciopero, per la prima volta Termini si è fermata, si è bloccata, tutte a teatro l'ultima, perché abbiamo manifestato, parliamo di tantissimi anni fa, anche i media ne hanno parlato per manifestare il nostro malessere dell'imprenditoria locale, è stato insomma anche quello un successo. Perché non dire che siamo stati anche vicini alle vicende della Fiat, siamo scesi in campo, scesi in piazza, nei cortei a sfilare, per essere solidali con gli operai Fiat, però lasciamo il seguito di quello che poi è successo, lasciamo noi riflettere. A noi siamo qui stasera per le attività produttive, perché già quando c'è un indipendente in cassa integrazione si fanno tante parlate, però quando un'attività artigiana commerciale chiude nessuno ne parla. E questa è una cosa molto molto seria di cui far riflettere, perché poi chi chiude un'attività, credetemi, è una persona che o lavora in nero o fa qualche altra cosa. Quindi
cerchiamo di attenzionare e monitorare quelle che sono le attività autonome. Dico sempre che oggi quando viene qualcuno a me in ufficio a dire voglio mettermi in proprio per un'attività, io dico sei un eroe, ti ammiro, perché oggi, credetemi, avviare un'attività con i costi che ci sono e che purtroppo la burocrazia, la pressione fiscale e tutto, è un eroe, è un eroe chi avvia un'attività. Quindi per questo ringrazio il cui aspirante a sindaco anche sia Vincenzo che Francesco di monitorare e attenzionare il tessuto imprenditoriale, perché termine importante, perché poi si dà lavoro anche ad altri giovani. Questa campagna attuale si è parlato molto di start-up, di giovani. È vero, i giovani, anche se oggi come oggi i giovani non hanno quell'idea di imprenditorialità perché vorrebbero fare qualcosa ma di fatto non hanno quella base su cosa partire. Però per un attimo soffermiamoci alle imprese, a quelle che attualmente sono coesistenti nel territorio, le imprese che con difficoltà giorno per giorno, la mattina, affrontano alzando la propria attività saracinesca, affrontano tanti quei problemi che non si sa giustamente la giornata come andare. Io ho avuto nella precedente, diciamo, amministrazione, perché ha 30 anni che sono qui che lavoro, quindi ho visto tutte le amministrazioni passare. Ho visto anche un po' un'opposizione, una chiusura nei confronti di noi associazioni. Tantissime volte chiedevamo all'allora sindaco, dico parlo del passato ma perché non voglio che si creino gli stessi errori nel presente e nel futuro. Spesso chiedevo all'allora sindaco di fare una consulta gratuita sulle attività produttive, riunirci tutte le responsabili delle attività artigianali, commerciali, agricoltura e pesca una volta al mese, una consulta gratuita per interloquire, parlare, interfacciarsi con l'amministrazione. Questo purtroppo ci viene negato, soltanto futili o saltuari incontri che venivano fatti così solo perché c'era il vetraio che mi chiedeva come dobbiamo fare per buttare tutto l'ammasso di vetro, non possiamo buttarlo nelle campane di vetro, abbiamo grosse difficoltà. Quindi dico, io quello che vi chiedo fin adesso di attenzionare, perché guardate, i sindaci ogni 5 anni, 10 anni, quelle se ne vanno, ma noi rimaniamo, siamo sempre qua ad avere il rapporto con le nostre imprese, quindi di tenere conto della nostra... E questo già in alcuni punti hanno certo. Detto che... Ma questo è meglio, fammelo ricordare, la nostra esperienza sicuramente con gli imprenditori locali è sempre, ne potreste fare tesoro. Noi abbiamo anche nella stata, diciamo, legislazione, amministrazione, scusate, battuto un punto sull'abusivismo. Termini, siamo pieni di abusivi, non la vogliono male quei onesti padri di famiglia che la mattina si alzano con la cassettina del pesce o della frutta a vendere negli angoli della città. Però scusate, ma ci avete pensato che anche il frutto della Tari, del mancato pagamento da Tari, è anche colpa di questa gente che lavora abusivamente senza pagare nessuna tassa? Questo lo siete mai chiesti, che questa gente, dico, capisco, ha bisogno di mangiare loro e la loro famiglia, ma che non pagano nessuna tassa, quindi immaginiamoci anche la Tari. Quindi la prima domanda che faccio è questa: io ho portato con me un'ordinanza che allora firmò ancora sindaco, in cui Casartigiani e anche Confcommercio ci abbiamo rimesso la faccia, abbiamo detto dovete fare un'azione di prevenzione e repressione verso quelle attività che lavorano in maniera anche a disagio anche del consumatore. Voi vedete per strada, non abbiamo gli occhi chiusi, gente che pulisce il pesce anche a terra, dico, ma dove stanno arrivando ragazzi? Cioè questa è una garanzia anche per i consumatori. Dobbiamo cominciare a fare un po' di pulizia, capire, la prima domanda che faccio è questa, capire queste imprese abusive, non chiamo imprese, questa gente che si avventa la mattina a tentare la vendita, è uno scempio che noi a Termini dobbiamo ancora vedere, questa gente che vende per strada senza licenza, senza autorizzazione, senza pagare le tasse? Questa è la prima domanda che voglio fare. Posso dire una cosa in merito? Ma è uno scempio quando più delle volte se li mettono nelle liste di consiglieri, cioè di candidati, cioè il signor Francesco come il signor Fasone, cioè questa gente che poi alla fine è abusiva, cioè praticamente va a riempire le liste di alcuni candidati. Neanche io devo dire, però dico questo. No. C'erano forse, hai ragione, ma credo che nelle mie sue non c'è il...
La seconda ultima domanda, così finisco e parliamo. No, no, io penso che per rilanciare tutte sulla domanda di Peppe Profita, già questa domanda credo che, se non ricordo male, abbiamo risposto tutte e cinque candidati al sindaco nel confronto che ho organizzato lo Scaccia l'1 giugno, credo. Comunque, ribadiamo qual è la nostra domanda. Vorrei distinguere fra ambulanti che sono in regola e ambulanti abusivi. Nel senso, quelli abusivi che non hanno nemmeno la partita IVA, che non esistono per il panorama, per lo Stato non esistono. È la solito totale. È proprio la solito totale. Poi è vero che, quindi, quelli che invece hanno una partita IVA, magari non battono lo scontino, ma hanno, comunque hanno una scritta alla Camera di Commercio, quindi io farei questa distinzione fondamentale. Però è indubbio che il problema c'è, anche perché noi stessi già la parola ambulante dovrebbe essere ambulante, mentre invece è perennemente fisso, perché tutti sappiamo che l'altro che è a Tizio, l'altro che è a Caio, a Sempronio, sappiamo tutti dove puoi trovare quello, la frutta o il pesce, dove puoi trovare. No, credo che noi, è quello che abbiamo detto e che vogliamo fare da subito, sin da subito, provare a fare così, come dire, due piccioni con una fava. Nel senso, vogliamo innanzitutto cercare di, quelli che sono contenuti abusivi, cercare di aiutarli a mettersi in regola, ovviamente, regolarizzarsi, avere la licenza, quindi quantomeno sotto questo punto di vista avere la partita IVA e quindi pagare per quel poco che potranno contribuire. Secondo, finirla. Se tu hai la licenza d'ambulante, fai l'ambulante, quindi non ti puoi stare fermo giorni e giorni, mesi, anni, fermo sul tuo posto, come sappiamo bene tutti, ed eventualmente fare due piccioni con una fava. In che senso? Rivitalizzare, per esempio, potrebbe essere un'idea, la via Bagno, la cosiddetta strada verdura, concentrando tutti questi ambulanti che stiamo occupando, tutti nella via Bagni, così da una parte metteremmo ordine in tutta la città, perché anche, ripeto, anche via Vittorio Amedeo, via Zombetto, quindi comunque all'angolo fra la via Armando Diaz e la via Monachelli, comunque lo sappiamo, e contemporaneamente potremmo, visto che la via Bagni è stata di recente sistemata, finalmente, carina, graziosa, che sono le caditoie, e non c'è più quel problema delle, diciamo, delle basole rotte, si potrebbe quindi rivitalizzare quest'area, obbligando tutti ad andare lì, ovviamente, perché, diciamo, se tu ti indichi soltanto una categoria o soltanto qualcuno, ovviamente poi ci sarebbe questo. Quindi cercare di coinvolgerli, cercare di fare capire che così non si può continuare, perché la gente, questo problema che ha posto Peppe Profita è un problema che tantissime persone mi hanno posto durante la campagna elettorale, e che contemporaneamente riusciremo finalmente a rivitalizzare quest'area. Ricordo una cosa impressionante: quando mi capita di andare a Costa Verde in estate, fra gli avvenimenti, l'unico avvenimento, e c'è l'escursione a Monreale, l'escursione a Caccamo, l'escursione a Cefalù, l'unico avvenimento che c'è sul termine mese è il mercatino del venerdì. Mercatino del venerdì. Quando noi avevamo, ma tutti lo sapete, avevamo qua un mercatino bellissimo, fantastico, che potrebbe tornare ad essere, quindi pulendo le strade, scavando le strade, riportando tutti via Bagno. Ci proveremo, ma ci vediamo che faremo subito, perché non, tanto non c'è un problema di natura economica per investimenti, quindi si può fare tranquillo. Grazie. Allora, effettivamente su questo argomento, rispetto a quello che è il confronto che c'è stato in queste settimane, in questi mesi, credo che l'intera città abbia maturato una posizione che è univoca. Sono effettivamente di quei temi in cui quasi la soluzione ti viene suggerita dal parlare in giro con la gente. E qual è la soluzione? È di fatto nelle parole di Francesco, perché effettivamente noi abbiamo sentito da più parti l'esigenza che pone Giuseppe, cioè vediamo di regolarizzare, perché effettivamente non se ne può più,
non è degno né per le persone che fanno quel lavoro, né per chi va ad acquistare, né per la città. Quindi, senza l'intento persecutorio nei confronti di chi, come sappiamo, con mille stenti forse cerca di portare avanti una famiglia, però al contempo cerchiamo di darci una regolata. Cerchiamo di darci una regolata, che cosa significa? Significa individuare alcuni punti che già sono individuati quasi automaticamente dal mercato intendo dire da quelle che sono le leggi del mercato, perché sappiamo più o meno dove si vanno a posizionare. E allora diamo un luogo decoroso a queste persone che stanno a lavorare in determinate zone della città, però che lo facciano con le regole uguali per tutti. Quindi la logica dei mercati rionali è certamente una logica che si può perseguire. È ovvio che nel momento in cui il comune intende portare avanti un'iniziativa di questo tipo, deve dare la possibilità a quei soggetti che aderiscono ad una offerta di questo genere di mettere a disposizione quegli elementi minimi che possono garantire lo svolgimento di un'attività in modo decoroso. Perché immagino se ad un certo punto si individua un'area su Piazza Bevuto piuttosto che su un'altra a Termini Bassa, e poi queste persone non devono avere a disposizione una presa per la corrente, l'acqua per poter sistemare e lavare quello che serve, oppure degli scarichi adeguati, abbiamo fatto nulla. Quindi, da un lato, cercare di capire con il consenso di tutti se si vuole dare realmente un cambio di direzione. Il comune che deve assumere l'impegno di supportare questa scelta, e dall'altro lato, fatto questo, quindi messa a disposizione gli strumenti per poter operare al meglio, cominciare in modo serio, ma già dal primo momento in cui si porta avanti un progetto di questo tipo, un raccordo con tutte le forze di polizia, evidentemente, perché nel momento in cui si condivide un percorso di regolarizzazione, un percorso direi quasi assistito, dove passo passo comprendiamo quelle che sono le varie fasi, alla fine però del percorso di reintegro, diciamo, nella normalità di questi soggetti, è ovvio che non si può tollerare chi va ancora una volta ad infrangere le regole. È ovvio che da questo punto di vista, se dobbiamo parlare di mercati rionali, certamente abbiamo a Termini Imerese quello che storicamente è stato il vero mercato, che potrebbe essere valorizzato ancora di più. L'idea che è venuta fuori dal confronto con molti è quella di dare la possibilità all'intera Via Verdura di attraversare diverse fasi durante la giornata. L'esempio è semplice, sta succedendo ad esempio nei mercati storici a Palermo. Partire la mattina con la vendita al dettaglio di frutta, nel pomeriggio la possibilità di andare a prendere anche soprattutto nel periodo estivo la frutta tagliata lì al banco, più avanti l'attività della pescheria che ti fa mangiare il polipo, piuttosto che altre attività artigianali che possono inserirsi in quel contesto. Sono formule che sempre di più prendono piede. Soltanto qualche settimana fa alcuni amici miei mi dicevano che erano stati invitati ad una festa di addio al celibato che si faceva al capo a Palermo, perché là dentro organizzavano attività di questo tipo. Quindi da un lato tutto il sostegno per regolarizzarsi, dall'altro il raccordo con le forze di polizia per evitare che all'indomani si riconduci da capo, ma tutti insieme a vigilare. Seconda e ultima domanda. Abbiamo parlato di riduzione tari, zona franca urbana, ma qualcosa di veramente incentivo per le quattro attività principali che sono artigianato, agricoltura, commercio e pesca? Non pensate voi, se Termini si incomincia a sfiorare fin da subito, di portare degli eventi in questa nostra città, affidandoli però a giovani disoccupati, bravi, perché giovani in gamba ce ne sono, ragazzi laureati che possono portare la propria esperienza per poter organizzare questi eventi e dare lustro alla città, perché vi consentite voi, chi è che non gira ogni tanto nelle Madonie più vicine e sento dire c'è la sagra del Finocchietto, cioè, ma che cosa è questa cosa? A Blufi, in un paesino piccolo alle Madonie,
pieno di persone, o la sagra delle fave a pedalia, la sagra da sì. Quindi dico, non incominciamo a pensare tipo, a fare, ma non un'amministrazione comunale, affidarla a giovani disoccupati, a ragazzi che hanno un titolo di studio, anche una laurea, che magari sono a spasso. Cominciamo a dare questi input a questi giovani per creare proprio, di organizzare gli eventi. E guardate che gli eventi, chi va a vederli in giro, portano benefici a tutte le attività. Anche il contadino. Per realizzare l'evento bisogna che ci siano. Ma guarda, basta trovare le giuste. Basta trovare le giuste. Raccontano ad esempio domani che hanno fatto la... Basta quello che ha detto Giuseppe, è più che giusto. Ci vogliono i giovani, sono disoccupati, che si mettono, sono quello che si mettono in, in gioco. Questa è l'ultima domanda che vi faccio. Sì, allora, poco fa dicevo in una battuta che ho ripetuto più volte, perché vorrei che fosse per tutti noi, diciamo, il referendum, tutti gli effetti. Dobbiamo riuscire a portare a termine quante più persone possibili. È ovvio che gli eventi servono a questo. Mi rendo conto che ci sono tante energie positive di giovani, di persone che lavorano nel settore, che sarebbero ben liete di adoperarsi. Però noi dobbiamo fare un lavoro che deve essere ben sviluppato. Allora, la mia idea è quella di coinvolgere all'interno degli uffici comunali che seguono le attività comunali proprio dei giovani che potrebbero sfruttare l'attività di tirocinio obbligatorio che devono svolgere durante il periodo di formazione nei vari corsi di laurea, per poter portare avanti delle attività di studio su quelli che sono i profili di potenziali visitatori di Termini Imerese. Che significa? Significa che, immagino, se chiedessi oggi a voi chi sono i vostri clienti, più o meno un'idea l'avete. È il Termitano X, è il Madonita Y e così via. Quindi, innanzitutto fotografare bene quelli che sono i profili di clienti che già noi riusciamo ad attrarre. Ma allo stesso modo riuscire a studiare quelli che sono i profili di visitatori che potrebbero essere attratti su Termini Imerese, andando a studiare nel dettaglio tutta una serie di flussi. Perché fatto questo, riusciremo a capire anche in modo un po' più dettagliato quelli che possono essere gli eventi eventualmente di successo. Quindi da questo punto di vista è tutto a costo zero effettivamente, perché i ragazzi hanno diciamo obbligatoriamente un percorso di questo tipo da fare, ma quello che andremo a creare in questo modo ad un ragazzo che dopo 2-3 mesi che ha fatto quel lavoro è che è finito forse il percorso di studi, magari gli viene l'idea di farlo realmente come attività professionale. Quindi si mette in moto un meccanismo che può essere realmente virtuoso e che ci fa raggiungere quell'obiettivo di portare quante più persone possibili sul nostro territorio. Ma è evidente che la prima fase è quella dello studio, capire quello che è il nostro target, capire in che modo lo possiamo andare ad intercettare, perché evidentemente individuato il target poi dobbiamo individuare anche il canale di comunicazione. Come glielo facciamo sapere al tizio di Torino che può venire a Termini a partecipare alla fiera del miele da Penera Sicula? Dobbiamo capire qual è la formula per comunicarglielo. È un discorso che va affrontato in modo professionale, quindi lo sforzo va fatto, può dare dei risultati, c'è un investimento iniziale in ordine di tempo che va messo in conto, ma che a mio modo di vedere può dare dei risultati duraturi. Io riguardo a quello che diceva Peppe Profita, volevo specificatamente fare riferimento a quello che è il nostro programma e poi è quello che abbiamo depositato al momento della presentazione della candidatura e della coalizione. Noi abbiamo pensato a un programma sulle attività produttive, ovviamente che riporti, e qua con Vincenzo, Termini Imerese alla centralità. Non dobbiamo dimenticare che fino a qualche anno fa
giorno fa, essendo parlo 25-30 anni fa, si parlava addirittura di Termini Imerese come capoluogo di provincia, non so se qualcuno se lo ricorda, quando ancora non si parlava di snellimento delle province. Ed è messo comunque sempre punto di riferimento, snodo centrale per autostradale, portuale, ferroviario, per la sua posizione fra Palermo, Cefalù, le Basse Madonie, le altre cose, dico, è centrale. Noi vorremmo, abbiamo pensato che sarebbe opportuno porre in evidenza quelle che sono sopra l'attenzione, soprattutto a quelle che sono le microimprese che vanno da 1 a 10 dipendenti, senza ovviamente non tralasciare le medie imprese come quelle per esempio dove oggi siamo ospitati, dove diciamo dove queste imprese vengano suddivise in base alle categorie commercio, artigianato, agricoltura e pesca. Un progetto che abbiamo definito CAP. Sostanzialmente noi vorremmo che i tre attori fondamentali, quindi questa, il CAP, che sarebbe quindi l'insieme di queste imprese, commercio, artigianato, agricoltura e pesca, insieme al comune ovviamente, ai giovani e meno giovani, possano attingere a benefici di natura economica che andranno direttamente alle attività artigiani, di pesca, commerciali o di agricoltura. Come? Con la famosa, ma questa dico, non la invento io ovviamente, perché è una cosa che esiste, quantomeno al nord esiste, col famoso incubatore di impresa. Il progetto di incubatore di impresa è cos'è? È un'organizzazione che accelera il sistema, il processo di creazione di nuove imprese, fornendo a chi vuole costruire questa nuova impresa una vasta gamma di servizi, a titolo gratuito ovviamente per chi ci essere il patrocinio di alcune, servizi integrati che includono tra di loro proprio spazi fisici dove si possa fare formazione imprenditoriale per i giovani, definizione, monitoraggio dei finanziamenti, i famosi finanziamenti, il tavolo tecnico per la ricerca dei finanziamenti europei, piuttosto che provengano sia direttamente a chi aderisce al solo privato, piuttosto che tramite la regione, l'ente pubblico, il comune, il marketing e la comunicazione, che è quello che anche qui condivido, che diceva Vincenzo, sul fatto della individuazione di quelli che sono, diciamo, di chi potrebbero essere i soggetti che credono appetibili. Per esempio, a Termini ci sono molti soggetti del nord Europa, dico molti tra virgolette per noi, perché per noi già è molto, o poche decine, però tanti amici che hanno B&B per esempio mi raccontano che ci sono svedesi, danesi, che vengono nei nostri B&B qui a Termini, se passano una settimana, 5 giorni, e sono molto attratti da questa città, dal nostro territorio. E questo, credo che questo incubatore di imprese possa essere elemento veramente, poi ripeto a titolo gratuito, che possa essere l'elemento che possa racchiudere insieme sia l'operazione di marketing a cui Gesù Passone faceva riferimento, sia allo snellimento burocratico, perché ti vorrebbe aprire uno sportello unico sempre all'interno di questo incubatore di imprese che possa costituire un unico sportello dove l'esercente attività della pesca piuttosto che dell'agricoltura o del turismo o del commercio possa rivolgersi, per esempio possa avere delle indicazioni su quali uffici di competenza rivolgersi, piuttosto a quali autorizzazioni ottenere per organizzare una determinata manifestazione, anche accompagnare il soggetto se ha la necessità di essere accompagnato, voglio dire avere indicata la guida, per esempio se richiede un'autorizzazione di pubblica sicurezza piuttosto che alla Camera di Commercio. Questo incubatore di imprese fatto da giovani, da meno giovani, e poi i meno giovani possono dare i loro consigli, i giovani possono acquisire quest'unico sportello, ripeto, questo campo insieme al comune, chiaramente il comune deve controllare che tutto ciò avvenga ovviamente nella massima regolarità, che avvenga a titolo assolutamente gratuito e che sia aperto a tutti e a tutte le categorie commerciali e imprenditoriali. Quindi riteniamo che quello possa essere veramente uno strumento. Per esempio c'è Fabio Siracusa, per esempio, che su internet ho letto pure che tu hai fatto, tu sei ESMA, ecco. Scusami, no? Che c'è a Palermo, si può, che sta partendo su Catania.
Sì, io l'ho letto su internet, da lì l'abbiamo un'idea, non è mia, infatti ho detto che non è mia idea, l'abbiamo presa da internet, ma c'è parso questo incubatore di imprese, c'è parso un'idea ottima da poter eventualmente sfruttare e poter, per poter veramente riportare Termini alla centralità che merita, che purtroppo in questi ultimi anni ha perduto per svariate motivazioni, non certamente su motivi personali o politici, certo, ma perché purtroppo la situazione economica, la crisi Fiat, tutto quello che ne è uscito fuori ha creato. Grazie. Allora, adesso vorrei aprire una piccola parentesi, una piccola question time da parte del pubblico. Vediamo se c'è qualcuno interessato che voglia fare qualche domanda appunto ai nostri ospiti, così facciamo, finiamo le conclusioni e finiamo la serata. Prego, buongiorno. Spero di mettere in imbarazzo. No, ci mancherebbe. Allora, in ogni campagna elettorale i sindaci, il candidato al sindaco, indicano sempre un periodo che è quello dei primi 100 giorni, dove intendono fare qualcosa magari di eclatante, insomma, per dare un segnale alla città. Allora, visto che qua siamo con i commercianti, cosa intendete fare se eletti nei primi 100 giorni per i commercianti, fermo restando che comunque a mio giudizio debba essere ripresa l'organizzazione della notte bianca che credo l'anno scorso non si è potuto fare, che riguarda direttamente l'altro Asco. Ecco, questa è la domanda. Domanda e risposta. No, la risposta non può essere la notte bianca, altrimenti non va bene, ecco. Questa della notte bianca deve essere qualcosa in più. Altrimenti sarebbe facile. Sì, no, prima applauso al Sergio che avremo con crescente, però forse una prova veramente. Chi vuole rispondere? No, prima deve rispondere per Prassi, per Francesco e poi Spatone. Sì, allora, i primi 100 giorni qualcosa, ripeto, l'abbiamo detta anche durante questo dibattito, durante la campagna scolare. Sicuramente quello di cercare di riportare un minimo di normalità e di decoro, come abbiamo detto per tutte e due, a questa città. Un decoro nel senso di un po' di pulizia in più, la cura del verde, cercare di evitare quello che è capitato a me, per esempio, di rompermi il piede, ma può capitare a tante persone ovviamente, ma ripeto, dei limiti di quelle che saranno le possibilità. Poi considerare che i primi 100 giorni inevitabilmente coincideranno con 3 mesi della stagione estiva. E quindi, come tu correttamente facevi riferimento all'occasione perduta lo scorso anno, crediamo che dovremo organizzare, chiunque sarà il sindaco, dovrà organizzare una stagione estiva ricca di appuntamenti, chiaramente non con soggetti eclatanti, con cantanti, ma proprio alla stregua del carnevale del Mitano 2017, con le associazioni locali, termitane, teatrali, musicali, ci sono un sacco di soggetti, di persone, che eventi sportivi, che gratuitamente, e credo che lo faranno, le scuole di danza che è da anni ormai che si sono trasferiti al Cafar, ben che va qua vicino, addirittura mi dicono chi ha Campo Felice, chi ha Lascari, chi ha... dove? A Fiesta. Dico, è incredibile, perché già voglio dire, già con i saggi di danza, quelli di fine così di fine anno, il costo che il comune non ha veramente, si vorrebbero riempire tantissime serate. Quindi nei primi 100 giorni sicuramente quello di contribuire, soprattutto ovviamente con chi ha le attività commerciali, di poter contribuire a far sì che la città venga ravvivata, venga restituito il proprio decoro e soprattutto venga ravvivata con iniziative anche piccole, ma che possano ravvivare tutti i vari angoli della città. Perfetto, grazie. Allora, i primi 100 giorni saranno 100 giorni caldi, perché appunto, giustamente diceva Francesco, abbiamo luglio, agosto e settembre, con lo scorcio finale di... Siamo in piena estate. Piena estate, giorni caldissimi. Però la prima cosa, certamente, prepararci a quello che vogliamo fare. Per prepararci a quello che vogliamo fare, la prima cosa è quella di rassettare la casa. Se tutto quello che ci siamo detti sinora servirà potenzialmente ad ospitare qualcuno che vorrà venire a Terni per mezza giornata, per un giorno, per fare un acquisto, per visitare la nostra città, un monumento, quello che sia, la prima cosa da fare è rassettare, perché se abbiamo ospiti in arrivo ci dobbiamo far trovare nel migliore dei modi. Quindi questo è certamente uno sforzo dei primi 100 giorni che deve portare poi in modo continuativo, dopo la pulizia straordinaria,
è un intervento che laddove possibile si farà su, anche sulle infrastrutture viarie. Da questo punto di vista so che ci sono delle somme a disposizione per poter intervenire quasi nell'immediato. E poi oltre a questo bisogna capire se in questi primi 100 giorni questa città sarà pronta per dare una svolta. In che modo? Credo che questi primi 100 giorni paradossalmente non saranno i 100 giorni del sindaco e dell'amministrazione, ma saranno i 100 giorni della città. Perché se dall'indomani che io o Francesco andremo ad insediarci al comune, cominceremo così come è stato nell'ultimo periodo a cominciare semplicemente a ricevere lamentele, ad avere segnalazioni su ogni cosa e non trovare la disponibilità di una città, che evidentemente deve partire dal primo cittadino, quello è ovvio, noi capiremo da lì se questa città ha forza ad andare avanti o meno. Quindi dalla reazione che ci sarà dall'indomani, cioè saremo in grado di avere tutti insieme una comunità che si vuole muovere nella direzione comune e migliore per quello che è lo sviluppo di Termini? Se così sarà, l'estate terminale la organizziamo in 3 minuti, perché col contributo delle varie associazioni, col contributo dei commercianti, col contributo dei vari imprenditori si riuscirà a fare qualcosa. Se al contrario questo non si troverà, tutto diventerà difficile. Quindi i 100 giorni serviranno a guardarci in faccia, a capire se realmente questa città si vuole rimettere in moto o no. E questo è ovvio che il primo passo lo deve fare l'amministrazione comunale. In quello che ci siamo detti, ci sarà una disponibilità dell'amministrazione di essere prossima, ci sarà una disponibilità di questa amministrazione a sedersi con Giuseppe Provvida che rompe le scatole minuto per minuto. Ci sarà Giuseppe, ci sarà. Ma da lì si andrà a capire quella che è la direzione che si vuole. C'è una sinergia. Assolutamente. Cioè un cambio di passo che deve venire dalla città. Questo io mi auguro. Noi siamo qua, non siamo solo noi, siamo tutte associazioni, sono convinto. È un auspicio di trovare questo clima sia per me o che per Francesco, perché sarà determinante per far fare un passo avanti a questo. Io c'ho dei miei amici, voglio fare un punto. Vengono da Padova, sono il responsabile di Patria. Vengono a Termini, dici, è stupenda, è un peccato che in Italia non si conosca Termini sul suo splendore, è sporca, incivile, però è bella, aria pulita, diciamo paesaggio, che paesaggio, cibo, qua anche il clima. Dice, avete un tesoro nelle mani, peccato che le amministrazioni comunali non sanno sfruttare questo benessere che Dio ha donato. La montagna, il mare e le colline, non ci manca niente, ci mancano dei buoni amministratori, però lo chiediamo poi. Si comincia a parlare insistentemente di SNAI, strategia nazionale per interne, e per quello che è stato detto a Termini Imerese potrebbe diventare la porta di accesso di questa ulteriore sovrastruttura comunale. E io pensavo, nell'ambito di questa macrostruttura, perché non creare un percorso o una via del benessere, cominciando con le nostre acque termali sassobromoiotiche per le cure dell'artrosi e reumatismo, passando per le acque oligominerali di Geracisicuro per le cure idrochimiche, finendo il percorso a Scafani Bagni, dove esistono delle acque sulfure per la cura delle patologie del mantone. Creare a Termini Imerese un punto di partenza dal quale indirizzare tutti i turisti a fare questo percorso, questa via del benessere, attraverso le quali si possono far degustare i prodotti tipici di Termini, delle Madonie, un pacchetto, come dire, che determinerebbe un ulteriore sviluppo di quell'albergo diffuso del quale molto spesso noi abbiamo parlato, e quindi inserire in questo circuito a vasto raggio un'idea di questo tipo. In altre aree sono state create
altre condizioni che potrebbero essere la via dei formaggi, la via dell'olio, la via del vino. Ecco, creando con il supporto della nuova creatura, la SNAI, creiamo questo tipo di sviluppo a 360 gradi con, come dire, epicentro Termini Imerese. Quindi sulla base di questo, se ci potete dare qualche idea che in prospettiva si potrebbe sviluppare. È una proposta, non è una domanda. Però è una proposta interessante. È una bella molto interessante. Molta, molta molto interessante. No, ma dico, se si trova la chiave per fare sì, assolutamente. Progetto, l'idea non è male. E... dico, essendo un mio assessore, mi pare male la risposta. No. Ma io lo prendo con una proposta. Però scusa, vengo io, posso fare la proposta del diavolo. Però Enzo Taravella è un medico che ha lavorato per anni, non so se lavora, però che l'hotel è chiuso. Alle Termini, quindi conosce bene, è lo stesso alle Termini. Quindi meglio di lui che la potrà. Quindi è fatto bene a fare. Vai. No, vabbè, dico, diciamo che questo disegno peraltro può essere replicato su mille altri fronti. È ovvio che un po' si ricollega alla prima risposta che ho dato, cioè Termini deve realmente comprendere quello che può essere il suo ruolo nel comprensorio di riferimento. E consideriamo una cosa, che nel momento in cui noi ci apriamo, ci apriamo all'esterno in senso vero, quindi ai flussi turistici che possono provenire dall'estero piuttosto che da altre regioni italiane, considerate che il turista non è che sceglie di andare a Termini Imerese, il turista sceglie di andare a visitare un'area territoriale che è più vasta, perché sa che probabilmente trova a Termini Imerese determinate cose, perché sa che a 20 minuti di macchina potrà andare a Cefalù, perché sa che a mezz'ora di macchina può trovare un luogo di collina, montagna, dove degustare prodotti tipici, perché sa che ad un tiro di schioppo può andare a visitare quella che è la capitale della cultura, che è Palermo. Allora, nel momento in cui noi comprendiamo chi siamo, cosa siamo e cosa possiamo fare, è ovvio che assumendo questa consapevolezza si aprono scenari che sono indefiniti. Quindi da questo punto di vista, una delle risorse su cui bisognerà battere, che è quella delle acque termali, certamente apre questa prospettiva. In un contesto in cui il riferimento che si fa alla SNAI, alla strategia nazionale delle aree interne, noi non siamo area interna. Le aree interne sono quelle che non hanno sbocco sul mare, ma siamo una delle porte, quindi anche sfruttare questa posizione geografica, che certamente è molto favorevole. Quindi cominciare un'interlocuzione con questi comuni interni che hanno risorse che sono totalmente diverse, ma se vogliamo complementari a quelle che possiamo offrire noi. Allora, Termini Imerese, come abbiamo detto, ho detto rispondendo a qualche domanda fa, Termini Imerese ha una posizione centrale e quindi, come correttamente dici tu, può essere veramente, è aperta sul Mediterraneo, può essere veramente la porta d'accesso a queste aree interne che vedono finalmente in modo intelligente, anche tenuto conto proprio delle famose mancanze di natura economica degli enti locali, vede la sinergia tra gli enti locali, perché è incredibile, dico, come diceva Vincenzo, ci possono essere la via del benessere, per esempio, sicuramente, perché Termini sappiamo che è la città termale, ma sappiamo bene che il turismo del benessere, il turismo termale, in questo periodo è praticamente decuplicato, nel senso che tutti noi, quando telefoniamo all'albergo di Catania o di Roma, di Milano, diciamo, ma qui c'è il centro benessere? Dico, lo chiediamo quasi tutto, lo chiediamo tutti praticamente, è quasi ormai diventato una condizione sine qua non.
Quindi noi che abbiamo, termini naturali, il dottore Della Vella lo fa, perché ci ha lavorato per tanti anni e ha curato direttamente questo aspetto delle caute delle terme, ne conosce ancora meglio di noi chiaramente le potenzialità. Io credo che questo tipo di sinergia, sicuramente termini sempre nel ritornare nella centralità, alla centralità, quindi come porta d'accesso allo SNAI, quindi quest'area interna deve avere un ruolo centrale anche per le vie del benessere, ma non solo, perché ritengo che la prossima amministrazione comunale, se saremo noi, ma da chiunque sarà condotta, ha la necessità di far sinergia con i comuni anche delle basse Madonie, ma anche quelli confinanti. Dico, è assurdo, ed è ridicolo, è diventato assurdo. Voglio dire che quando noi facciamo a Termini il carnevale, Tranvia fa il carnevale, Caccamo fa il carnevale, cioè fanno tutti il carnevale. E la saga del carciofo la fa Cerda, la fa pure Sciara, il Nespolo, Capella fa un altro. Voglio dire, dovremmo coordinarci tutti e fare sinergia, come correttamente hai proposto, perché più che la domanda era una proposta, come correttamente ha proposto Enzo Taravella, fare sinergia e su quello. Per quello che ci riguarda nel nostro programma, ma nel nome dei nostri cuori, è certamente una prospettiva, a parte che ben accetta, ma riteniamo tra l'altro necessaria, perché è assurdo che con le condizioni economiche di tutti gli enti locali, è assurdo che facciamo la saga del pesce noi, la saga del pesce Trasile. Dobbiamo avere sinergie fra i comuni, non farci concorrenza e rendere un territorio più ampio e appetibile a chi individuerà e centrerà la nostra, cercherà di venire a passare un po' di tempo qui da noi. Esatto. Ci sono altre domande? Poco fa ho sentito dire che in 3 giorni comunque con le associazioni si ci organizza, però in realtà poi non è così, perché noi qui abbiamo difficoltà a fare un evento perché non c'è un direttore artistico, non c'è questo, non c'è. E non si riesce a mettere d'accordo anche, non ci mettiamo d'accordo con le associazioni, perché in realtà ma i soldi, dove sono i soldi? Perché le associazioni che dovrebbero essere un po' no profit, poi praticamente cercano sempre la materia prima. Il problema è quello, cioè non è poi così semplice. Cioè io non so se voi avete delle associazioni che già siete in contatto con persone che magari a titolo gratuito, sempre tra virgolette, riuscirebbero a organizzare anche un'estate carina e dignitosa. Cioè come anche nel vostro gruppo di giovani, visto che comunque avete fatto tanti comizi, tante proposte, tante idee, penso che comunque rientra nel vostro programma, no? Anche. Allora sui 3 giorni, diciamo, come ho detto io, ha detto Vincenzo, ma l'ha detto sicuramente per un modo di dire, è ovvio. Certo non ci vorranno solo così pochi giorni, neanche una settimana, ci vorrà un po' di più. Però credo che lì, a parte ovviamente la capacità, diciamo, di stimolo da parte dell'amministrazione comunale, dell'assessorato alle attività turistiche, e soprattutto di supporto logistico, che spesso, come tu correttamente dici, manca supporto pure quello logistico, manca l'idea, non mancano tutte, non è soltanto una questione economica di soldi, è anche una questione proprio di idee. Però ritengo che dico che l'amministrazione comunale possa avere un ruolo di coordinamento, possa avere un ruolo propulsivo, di iniziativa, di idee, di sostegno, però poi è ovvio che, lo dicevo in introduzione, l'associazione, le associazioni, l'ARA per i ristoratori, l'ASCOM per voi, per i commercianti, e le altre associazioni presenti, c'è Casa Artigiani, Prodo Arte, l'associazione del Carnevale, che c'è Emanuele Caruana, se tutte le associazioni, poi chiaramente quello che qua richiamo una cosa detta da Vincenzo Fasone che condivido, nel senso che dico per questo ti pare strano. Oh, condivido.
voglio dire, nel senso che sono stanchi, sono stanchi. Condivido, per quanto l'amministrazione comunale possa avere un ruolo di coordinamento di tutto quello che vuoi, di spinta, però se poi non c'è la famosa svolta, nel senso che una comunità anche tra le associazioni diverse tra loro, perché ovviamente si occupa di una società del carnevale, parte di bellissime iniziative di attività culturale, ricordo l'ultima, quella di chiaramente la più importante, la più bella, quella del San Leonardo, ma c'è tantissime bellissime, dico poi dopo come Ascom i ristoratori, poi dovete essere voi ovviamente a avere un approccio positivo, diciamo, di raccogliere quelli che possono essere suggerimenti, ma ovvio che il nostro dovere è quello di darvi il massimo supporto di natura logistica, organizzativa, di idee, come dicevi, qualsiasi cosa, basta che si organizzi in tempi brevi, magari non si organizzerà l'indomani mattina, ma si organizzerà sicuramente con l'aiuto di tante associazioni, così come hanno dimostrato in occasione del carnevale. Io lo ribadisco, da parte nostra questo c'è. Rispondo io. Allora, continuiamo ad argomentare rispetto al tema. Poco fa, quando dicevo in tre giorni le associazioni, è chiaro che le associazioni non ce le ho in tasca, però le associazioni a Termini hanno dato ampia dimostrazione di quello che sanno fare. Quello a cui facevo riferimento invece nel passaggio precedente è appunto questa svolta a cui bisogna mirare e guardare, perché se c'è questa voglia noi riusciamo a superare tante cose. E vado un po' più nello specifico: perché a Termini Imerese non è possibile organizzare un cartellone unico d'eventi che preveda appuntamenti per l'intero anno? Domanda, me lo chiedo, perché non è possibile? Io ho osservato con molta attenzione, anche per ragioni professionali, quello che è successo a San Vito Lo, dove considerate che 15 anni fa la realtà era totalmente diversa da quella che è oggi. Quindi, se 15 anni fa la realtà di San Vito Lo non era quella di oggi, e oggi è quella che è perché qualcosa è stato fatto. San Vito Lo, per quale motivo è conosciuta oggi? Tra le altre cose, anche per la Sagra del Cuscus. Sagra del Cuscus che nasce per quale motivo e per quale ragione? Perché, con molta probabilità, immagino, una sera come questa, gli operatori economici del territorio si sono ritrovati a dire: ma scusatemi, noi siamo a fine estate, quindi alla fine di quei 100 giorni di cui parlavamo poco fa, abbiamo più o meno portato avanti l'estate perché le case riuscivamo ad affittarle, i ristoranti lavoravano, ora siamo a fine settembre ed è finito tutto. Cosa ci possiamo inventare per continuare ad avere turisti a San Vito Lo Capo a fine settembre? Inventiamoci questa saga del Cuscus, sto semplificando molto. Dopodiché, che cosa succede? Che il primo anno va bene, il secondo va bene, siamo arrivati ad oltre 10 edizioni, se non ricordo male, e ormai ha assunto un rilievo del sistema internazionale. Dopodiché, diciamo, un attimo, se questa cosa funziona, che a settembre, a fine settembre vengono persone, quando prima, a fine agosto, finite le vacanze, perché in una prima fase dello sviluppo turistico San Vito Lo Capo non era altro che la seconda casa dei palermitani che andavano lì a passare il mese d'agosto, dice: ma se sta cosa funziona a settembre, ma perché non ci inventiamo qualcosa ad ottobre? E che cosa possiamo fare? Dice: ma che possiamo fare? Tempure Capuna, ad ottobre cominciano, che sono le Lambughe, se non ricordo male, dette comunemente Capuna, ci inventiamo che durante i fine settimana di ottobre nei ristoranti di San Vito Lo Capo si può mangiare capone. Ma che cos'è? Niente, è un lancio a tutti gli effetti di marketing, perché comunque l'avrebbero fatto questo, no? E allora, se c'è questa voglia di riuscire ad andare avanti e di stare insieme, si può pensare quel cartellone unico d'eventi che ci dà una direttrice di sviluppo per tutto l'anno.
dove dentro ci sta il carnevale, dove dentro ci può stare la, la festa del Santo Patrono, dove dentro ci può stare l'estate termitana, se poi ci pensiamo, il pesce azzurro, l'infiorata, cioè se ci pensiamo il presepe vivente, Termini Romana, cioè se ci pensiamo non, non serve altro la notte bianca, la notte bianca, rivediamolo, cioè, c'era anche la notte rosa, c'era anche la notte rosa, la notte rosa, la dobbiamo anche fare la notte rosa, dico, ma ci vuole veramente poco per mettere, manco gli ultimi quattro, ma vedete, cioè ci vuole veramente poco, gli aquiloni, ma oggi è sempre quello, quelli che mancano quattro sacri. Quattro sacre ce le mangiamo comunque, perché per mangiare arancine, vanella, ma anche gelato, ce l'abbiamo, maestri artigiani, gelatieri o pasticceri che sono una meraviglia, figuriamoci, imbattibili. Io volevo solo dire questo, io provo anche la partenza da me, non è genere, noi stiamo arrivando dentro la cultura, abbiamo altro, durante altro, sindro, era abbandonato e quindi piano piano le nostre forze stanno cercando di andare avanti anche con sostegno, qualche sponsor, qualche mecenate che crede in queste cose. Quello che io mi chiedo è questo, è possibile, alcuni anni fa abbiamo partecipato a una riunione di Mario Incugne che venne a Terni come assessore dicendo io voglio organizzare le associazioni che ci sono a Termini Imerese in un coordinamento che deve essere continuo, che deve portare avanti certe idee, certi punti. Noi abbiamo visto Mario Incugne, non l'abbiamo visto più. Quindi per colpa vostra? Questo? No, ma per colpa vostra. Allora, è meglio opportuno più... Lo stiamo ancora cercando. A governare questa benedetta città. Se ritenete opportuno, così come l'ASPO ha fatto bene, credo che sia già un momento di cambiamento. Cioè se l'ASPO ha voluto coinvolgere le associazioni o alcune delle associazioni dell'Italia, significa che si sta cominciando, ci si sta cominciando a rendere conto a termini di Varese, che se si è uniti forse si riesce a fare l'unità. Se continuiamo a dividerci, a volere, quello è meglio del mio, l'altro è peggiore, quello lo faccio io, questo lo voglio io, quello lo locale al comune me lo devo prendere io e quella gestione me la faccio io. Noi continueremo, così come stiamo, abbiamo fatto fino adesso, a non realizzare, a non poter fare. No? Quindi la prima cosa che vi chiedo, unite, cercate di unire l'associazione italiana che è capace di fare tante cose, così come dicevo qualcuno di voi, che è capace, se è stimolato al momento giusto, al punto giusto, di poter fare dei progetti, veramente, progetti che non hanno niente da invidiare né a Cefalone, né a Palermo, né a altre città importanti. Questo è quello che penso sia è la vera sfida. È fondamentale. E poi quello che mi chiedo è di pensare in grande ed agire in piccolo. Agire in piccolo significa coinvolgere, un esempio, le famiglie, le persone, dei quartieri. Non c'è la possibilità di pulire le strade. Se attraversate via Roma, è una piena da piangere. L'erba che c'è, se è andata all'Annunziata, se è andata, cioè viene da piangere, io ho portato un amico mio da fuori, tutto bello, però a te. Ah beh, lei ci aveva detto che non sono buoni, che ci passano i guai. Ora dico io, se riusciamo a coinvolgere l'associazione, siamo in grado pure senza bisogno di sostentamento da parte del comune, che già ha la sua difficoltà per quello che dicevamo prima, di poter fare qualcosa assieme. Però dovete essere voi a dare lo stimolo, a dare anche la disponibilità di qualche locale, di qualche posto dove poter ritrovarci per poter agire e fare progettazione annuale. Che l'infiorata si fa a maggio, quell'altra cosa si fa a giugno, quell'altra cosa si fa a luglio e così via. Scusate se sono stato... Io non ho nulla da aggiungere, è stato perfetto. Infatti, ha detto tutto. No, ha detto tutto quello che è giusto, la domanda, ma si parte, quindi si parte proprio da... Vuol dire in tempi di carestia, si parte dalle risorse umane, è quello che hai detto tu, ed è correttissimo, assolutamente. Il comune può fare, penso che lo farebbe, non so, chiunque lo farebbe, sostenere, dando, come dici tu, anche punti di ritrovo fisici, dove le associazioni, però non ci devono essere le gelosie del franche per le associazioni. Non c'è problema. Una buona prassi la stanno dando la.
cosiddetta casa del volontariato che abbiamo da poco inaugurato, dove abbiamo lavorato tanto a questo, dico, per far sì che le associazioni di volontariato avessero un posto dove riunirsi e dove diventa una casa aperta, diciamo, dove un luogo fisico dove che ci sia e dove qualcuno e dove queste associazioni, soprattutto che sono una risorsa per il territorio, si riconoscono. Dico, come c'è la casa del volontariato, cioè questa è la casa dei commercianti, questo sicuramente. Infatti noi abbiamo parlato. O delle associazioni. O delle associazioni. Il nostro avvocato che dice che uscirete a compimento, almeno non dico tanto, 50% di quello che ha detto per me, altrimenti no. Ma alla base di tutto, con la buona volontà, con il lavoro, diciamo, ci vuole buona volontà, il discorso di Sergio per quanto riguarda la notte bianca, che praticamente è la cosa che è più a breve. Noi già abbiamo individuato, diciamo, il periodo e la data, che dovrebbe essere il 5 agosto. Già noi abbiamo avuto delle riunioni con delle associazioni che già sono molto presenti. Da parte nostra, ASCOM, c'è tutta la buona volontà, anche perché 12 anni fa, quando è iniziato, siamo stati io, allora Nicola, qualche altro commerciante, i promotori, diciamo, della notte bianca. Per tantissimi anni si è fatta e è andata benissimo, alla grande. Tranne l'anno scorso, che purtroppo per mancanza di fondi è saltato. Ora dico io, la nuova amministrazione, che sia Francesco, che sia Vincenzo, dico, siccome è a stretto giro, c'è tutta la buona intenzione da parte del comune sostenere l'ASCOMO, le associazioni di categoria per poter fare questa notte bianca come vendita dell'interesse. Poi per quanto riguarda tutte le altre cose che verranno, fare un, diciamo, un calendario, diciamo, iniziativa, una cosa graziosissima, fare, diciamo, l'estate termitana che si faceva prima, dico, solo così si può portare gente a termine e programmare, diciamo, cose graziose, solo questo. Dico, da parte nostra di ASCOMO c'è tutta la buona volontà, le associazioni più presenti. Ma già nelle precedenti hanno risposto. Dico, ma quantomeno, diciamo, no, il comune ci dà la mano, ci dà questo. Ah, no, solo questo, niente. No, penso che nessuno di noi, credo, non prendo un pezzo per Francesco, ha contezza esatta di quello che andremo a trovare nel momento in cui ci andremo a insediare. Ecco, per esempio, però io credo che su questo aspetto, visto che potrebbe essere il primo evento, la prima occasione di un certo rilievo, non sbagliare questo passaggio potrebbe essere, diciamo, utile a creare quell'entusiasmo che poi ci porteremmo dietro anche per realizzare meglio. Partire bene è fondamentale. Esatto, esatto. No, assolutamente, diciamo, siccome ovviamente il sostegno, allora la volontà di fare, di riproporre la notte bianca c'è assolutamente a tutti i posti. È ovvio che non possiamo, come diceva anche Vincenzo, quantificare quello che può essere il supporto, il contributo dell'amministrazione comunale nell'organizzazione notte bianca oggi, quanto l'abbiamo? Di 19, non siamo in grado di farlo. Però ciò non toglie, ovviamente, dico, è vero è che non si può sempre, come dire, sperare del buon cuore delle associazioni di musicali o delle associazioni di... non si può sempre sperare, perché c'è gente che dice, vabbè, carnevale l'ho fatto gratis, ma ora poi basta. Però eventualmente, qualora dovessimo avere delle difficoltà di bilancio, così come correttamente diceva, ricordava Anna, confermava Vincenzo, che abbiamo ancora l'approvazione del bilancio consultivo 2015 a proposito dei primi 100 giorni, se non si approva sono veramente guai, veramente guai. Quindi se non abbiamo la disponibilità economica, sicuramente avrete tutta la disponibilità nel senso del sostegno logistico, di quello che cercheremo di coinvolgere le associazioni, e sarà la vera prima prova di forza e di unione, di comunità alla quale ci richiamiamo. Questa è una cosa assolutamente. Ci possiamo buttare. Ma si farà. Soldi non c'è. Diciamo palco per zecca, autorizzazioni per mesi, si ha questo, diciamo, le associazioni del resto. Ma si fa, ma farete? Qui c'è l'orario, penso che sia opportuno concludere, ringraziamo tutti chiaramente presenti, associazioni e tutti i vari presenti e intervenuti. Volevo dire che comunque auguriamo, facciamo un grandissimo bocca al
gruppo sia a Francesco che a Vincenzo. Siamo a Zoom.